Accendere le luci, far partire il riscaldamento, controllare l'antifurto sono solo alcune delle possibilità alla portata di tutti per avere una casa automatizzata e gestibile da remoto grazie a una connessione internet, in una parola domotica. Ma tutto quello che viaggia nella rete è a rischio. Molto spesso la sicurezza non è una priorità e la dimostrazione arriva da uno studio dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con l'University College London. È stato creato uno strumento informatico grazie al quale si individua la vulnerabilità di un oggetto smart a un tipo particolare di attacco. Reply attack è un attacco in cui sostanzialmente l'attaccante non fa altro che replicare un comando che viene indirizzato dall'utente lecito, dall'utente autorizzato, verso il dispositivo stesso. Pensate per esempio al caso in cui quel comando è un comando di apertura di una serratura intelligente. L'attaccante riesce a catturare il comando di apertura, poi l'utente chiude la serratura, in un secondo momento l'attaccante replica l'attacco, replica il comando di apertura e quindi quella serratura verrà aperta. Un'attività pericolosa che il tool creato dai ricercatori calabresi rende concreto e visibile. Proviamo ad attaccare la striscia LED. Supponiamo che il nostro tool abbia già catturato il comando di accensione della striscia. Quindi abbiamo il nostro tool. Ora supponiamo che l'utente spenga la striscia attraverso lo smartphone. Ora il nostro tool proverà ad attaccare la striscia, quindi vedremo che tra qualche secondo la striscia si accenderà senza l'intervento dell'utente. Ecco, la striscia si è accesa, quindi l'attacco è riuscito. Lo studio ha esaminato 41 oggetti, dal monitore smart a una serratura di un garage, a prese elettriche che consentono l'alimentazione intelligente. Ben 15 sono risultati vulnerabili. Nell'esperienza dei ricercatori è stato notato che molto spesso l'implementazione dei protocolli di sicurezza lascia a desiderare. Molti dispositivi hanno dei meccanismi di autenticazione estremamente deboli e anche quei dispositivi che hanno meccanismi di autenticazione basate su crittografia, per esempio, non usano tecniche anti-reply e questo è appunto il motivo per cui il nostro attacco, l'attacco reply che abbiamo studiato, ha avuto successo su molti dispositivi. Uno studio che mette in evidenza la necessità di aumentare il livello di sicurezza informatica all'interno delle nostre case smart e di non sottovalutare mai nulla.